Perugia. Poi la settimana prima, due settimane prima, Verona. E Bologna. Ah, Bologna. Quindi tu vivi a Bologna direttamente? Ok. E tu sei proprio a Verona. Ok. E invece Monte Grotto Terme, che è più o meno Abano, è una zona da qua, è vicino qua. Perfetto. Terme. Beppe Milano. Invece io Barbarano. Anche te vivi qua. Io abito a un chilometro. Invece Brescia. Invece voi Barbarano. Ossano. Ok, facciamoci un applauso, perché... Quindi ringrazio Silvia, perché oggi è una giornata speciale per lei e per tutti voi. Quindi se non fosse stato per lei non sarebbe creata questa giornata. Quindi sono onorato di essere al tuo fianco, perché ci siamo conosciuti per caso, poi le casualità sono sempre belle. E quindi lei mi ha raccontato in breve la sua storia. Il tuo desiderio era quello di produrre degli audio di meditazione. Ho fuori questa particolarità che tutti gli altri audio che mettevo pubblicati su YouTube, comunque utilizzavo la parte fisica. Quando esatto. C'era la parte fisica, quindi nella linguistica si utilizzava, adesso inizia questo percorso, cammina su questo percorso, e giustamente mi ha fatto notare, ampliamo la percezione e la capacità di ascolto anche alle persone che non hanno la possibilità di camminare. E quindi abbiamo fatto tutta una ristrutturazione della linguistica in modo tale che quei due audio che abbiamo creato, quindi Ritorna a vivere e a sognare, e l'altro il volo, il dolce volo, quindi sono due audio che... Un risultato diverso, no? Perché la gente a volte si focalizza proprio sul livello fisico. Questi audio che abbiamo creato abbiamo visto dei vuoti. Quindi anche per me è stata un'esperienza potentissima, perché dico, caspita, non ci avevo mai pensato. Invece c'è questa capacità nella ristrutturazione comunicativa, che non è da poco. Mi ha raccontato, cioè, fa il mondo, cioè, collabora per la clown terapia, e più questa cosa che ti ha preso del discorso dell'abbraccio, che sì, sto seguendo questo progetto che è l'abbraccio terapia, che sarebbe il personal hugger. Più lavori, perché è un lavoro. Sì, ho due lavori. E due lavori, e due più lavori. I tuoi genitori. Io ho due genitori anziani, sì, di cui seguo. Quindi facciamogli un applauso. Io sono come quello che sono. Sono fatta così. Mi chiamo Silvia e mi voglio bene. Con saggezza, forza e ditemi. Nella carta d'identità mi sa che oggi ho trovato una famiglia nuova, una famiglia differente, una famiglia di d'animo, di intenti, se vuoi. Davvero, come dicevo prima, un nuovo modo di pensare esiste, è possibile, tutto sta a volerlo. Ciao a tutti. La mia storia, tanto perché magari abbiate un'idea di questa... che voglio trasmettervi è intanto che non ci sono scuse, in quanto la storia parte che io 2 anni fa, l'8 di settembre di 2 anni fa, sono rimasta paraplegica in 12 ore. Ho fatto dal 2015 a adesso, ho fatto 18 interventi in 2 anni e mezzo circa. È stato un percorso impegnativo. A causa di un'ernia disco io sono rimasta così, e c'è in paraplegica, e ho fatto la stabilizzazione, ho le barre di acciaio sulla spina dorsale. È stato un percorso, voglio dire, molto molto intenso, molto lungo, fatta quasi 2 anni di ospedale. Sono tornata l'anno scorso a maggio, giusto che abbiamo iniziato, ho le barre di acciaio, sono in più, ho 4 impianti
di elettrostimolazione e 12 e 13 elettrodi che mi girano per il corpo, perché devo ho una macchina sotto cute, sotto pelle, dentro la carne, sotto, che mi ricarico 6 ore al giorno. Perfetto, dove trovarmi solo il cazzo in carica come un cellulare. Ah, è un dettaglio. Adesso in carica, cosa che però sembra tutto molto semplice, che è molto doloroso. Di qua ho un'altra malattia neuropatica. Io attualmente con questa gamba guido, so già che dovrò non guidare più e dovrò tagliare il nervo. Poi o non puoi renderti conto che devi vedere te. Inutile trovarsi scuse. O era così o era così. Io sono dopo 2 anni sono tornata il 30 di giugno, mi sono ricapitata nel mondo del lavoro, motivi che ho un meningioma a faccia frontale di una malattia e di conseguenza che ho un tumore benigno di 1,5 cm, dove mi crea problemi al viso, al braccio e tutta questa parte qua del destra del corpo. E quindi anche questo ha il suo percorso, che però siamo qua, cerchiamo di viverlo e di dargli lo spazio che è possibile. E questo è il percorso a livello di salute, dove nessuno può venirmi a dire ma tu ce la fai, ma tu sei capace, ma tu sei brava, ma tu sei sorridente, ma... perché oltre dopo la fibromialgia, a causa dell'ernia disco mi è venuta fuori la fibromialgia paralitica, che mi sapete bene che è una forma più che grave, perché la fibromialgia fa un dolore assurdo, che però è molto importante in questo caso, che ne parliamo spesso, che la mente sia ben focalizzata. Tenendo presente questa situazione di fisico, io ho ripreso di avere rispetto della vostra mente, di avere rispetto della vostra anima e di impegnarvi ogni giorno, perché tutto è possibile. Non ci sono scuse, mi dispiace, ma non ci sono scuse. E in questo vi ringrazio di cuore di essere qui con me. Ciao, grazie a tutti, mi sono trovata bene. Come nasce un pensiero? Come nasce un pensiero? Perché da qua si costruisce tutto il nostro grattacielo, si costruisce il nostro passaggio verso la possibilità di iniziare ad ascoltarci sempre di più. E cosa crea un pensiero? Crea un'emozione. Come si crea un'emozione? Attraverso il linguaggio interno. Pensiero, emozione, parole, oppure pensiero, parole, emozione. Allora, parte con una giornata wow, come sempre, ma ancora di più, mi porta a casa tanta consapevolezza che non abbia, i limiti sono solamente qui. Cosa ti porti di bello? Mi porto tutto il bene che mi avete trasmesso, tutta l'energia e vi ringrazio umilmente, grazie di cuore per ogni cosa che avete fatto per me.